Lo vedo bene. Oh, buonasera, signor Hardy. Buonasera, signora Laurel. Tieni. Questi non mi sono entrati nella valigia e perciò dovrai portarli tu. Attenda un attimo, lo chiamo subito. A caccia dell'André. Hello, sei tu Holly? Hello Cookie, come stai? Oh, benone. Ascolta, questa notte daremo qui una grande festa per soli uomini. Certo, una grande festa in onore tuo e di Stallio. Sì, c'è tutta la gang in alto uniforme e vi stiamo aspettando. Mi dispiace, ma abbiamo promesso alle nostre consorti di portarle ad Atlantic City e niente può fermarci. Ah, senti, Holly, tu non puoi farci un tiro come questo. Sarà una festa. I numeri li abbiamo scelti sulla misura dei vostri gusti personali. E vedrete che numeri! È doloretto, Cookie, ma sono irremovibile. Oh, ti prego. Bendo le ciance. Quando Olio ha preso una decisione, è come l'eroforte di Gibraterra. Senti, Olio, ti descrivo qualcuno dei numeri che ci saranno. Non mi turlupini. Dico la verità. Dunque, fai in modo di sgacciare tua moglie. Mettiti l'uniforme e corri subito qui. Sì, capisco, ma'am. Sai come sono? Quando dico... Ah, così va bene, ora ti riconosco. E non dimenticare, nessun uomo è forte se non sa raccontare bugie a sua moglie. Mi raccomando, sii forte. Capito? Sii forte! Oliveruzzo, sono pronti, Laurel? Sento svenire, leggera come una piuma, vedo tanti palloncini. Oh, forse mi sono troppo stanchetto. Oh no, oh, caro, oh. Ma ti prego non lasciarti andare, sii forte. Vedrai che non sarà nulla di grave. Vieni, vieni, mettiti a sedere qui. Siediti, caro, aspetta, vado a prenderti dei sali. Sei pallido come un morto, tieni, prendi odore questi sali, vedrai che ti faranno bene. Ecco il Laurel.
entrate pure, è successa una cosa terribile. Oh. Il mio Oliver, sapete? Oh, mi dispiace. Oh, lui ci è abituato. Cos'è stato? Racconta. Oh, sono eccitata che non so quello che faccio, una cosa spaventosa. Adesso calmati, su, e cerca di spiegarti meglio. Ecco, eravamo pronti, stavamo per uscire quando Oliver all'improvviso si è sentito male. Oh! Oh. Guardatelo! Oh. Oh. Buonasera, Olio, non ti senti bene? Sono malatissimo, molto malatissimo. Oh. Pensavo che qualche minuto fa ti sentivi molto benissimo, invece io... Cosa che capitano. Un malore improvviso, ho dei sintomi terribilissimi. Hai detto sintomi? Sì. Terribilissimi? Sì. Chiamo un dottore. Sì. No, non disturbarti per il dottore. Presto starò bene. So che cos'è. Sono i nervi. Dovevo aspettarmela questa mia crisi. E va bene. Vi manderemo la gita la prossima settimana. È davvero un peccato, ma non c'è altro da fare. Lo credo anch'io. No, no, non dovete sacrificarvi per me. Ma caro, se stai male... Passerà presto. Voi siete 20. Sam resterà con me. Domattina mi sarà rimesso e verremo giù con il primo treno. Bravo, vi state dimostrando un uomo forte. Allora faremo come dici tu. Rinunciare a questa gita mi sarebbe dispiaciuto. Ecco questa sì. Il taxi è pronto. Oh, vuole andare a prendere i miei bagagli di là, per piacere? Sì, signora. I miei sono nella hall. Tu rimani con me e mi curi la bua, non è vero? Visto che la tua bua non è grave, io vado con loro. Dunque, cosa vuoi fare? Ti prego di deciderti. L'ho già detto, rimango con Olio. Va bene? Shh. Forse farei bene a restare, stai peggiorando. Oh, no, non potete assolutamente per nulla per me. Presto, arrivederci, tesoro. Io ci temo le valigie nei bagagli. Sì, diamo. Mi raccomando, non preoccupatevi. Ciao, ciao. Arrivederci. Finalmente. Di che si tratta? Al Circolo tenne una festa in nostro onore. Al Circolo? Sì. Per noi? Certamente. Non possiamo andarci. Perché? Hai la bua. Oh. Io devo curarti. Ma era una scusa per liberarci delle nostre gentili signore. Oh, perché non dirmelo prima? Oh. Volevi mettermi nel sacco? Oliver! Io non voglio pescarmi. Apri! Oh, sono la tua moglietina! Spiegati! Oliver! Muoviti! Oliver, apri! Oliver, cosa fai? No, non lì! Non lì, questo è posto mio! Apri le porte! Apri le porte! Ho dimenticato la mia volpe! Grazie! Ma Oliver! Hai la mia volpe sulla testa! Era per sentirti vicina. Caro, ora prendi questo. Curati, mi raccomando. Grazie. Non lo lasci, signor sì. Laura. Non ti fa domani. Ciao. Sono andate. Vai a prendere i tuoi vestiti e portali qui e vestiti in camera mia. Da questa parte. Sbrigati. Fa presto. Sei per me, la mia piccola bambola, solo per te, voglio cantare così. Vuoi per piacere sbrigati?
Non fai qualcosa per aiutarmi? Cosa devo fare? Aiutarmi a mettere lo stivale. Eri sopra il mio piede. Aspetta un momento, quando io spingo, tu tira. Ti sei messo i miei stivali. Qui. Metti tutto in ordine e riprendi i tuoi stivali. Mi soffoca nei piedi. Ooh.
Un momento, siediti. Siediti. Riflettiamo. Togliere una stivella è molto facile. Non devi trascinarmi per tutta la stanza. È molto imbarazzante. Concentriamo tutta la nostra materia grigia. Roma non è stata fatta in un giorno. Ora attento, segui il mio piano e tutto sarà facile, semplicissimo, elegante e rapido come una magnifica danza. Dunque, io mi adagio al suolo. Tu tieni il piede dello stivale. Io mi aggrappo a qualcosa di forte. Oh! Attento, mi raccomando. Su, tira! Oh! Oh! Fuori a me, oh. Mi puoi perdonare la pochionza, tu e queste maledette stivelle, è possibile che non capisci nulla, tira forte. Scendere dal letto e ad aiutarmi ad uscire. Farti vedere com'è semplicissima cosa. Ora dammi lo stivale. Rimettilo subito. E dammi lo stivale con il chiodo dentro. Si mette la mano destra qui, l'altra qui e si tira. Oh! Hmm.